Faccio vedere quello che ho comprato a Milano. Questa sciarpa, che mi piace molto perché è larga, quindi molto coprente, bella, morbidissima, pagata 25,95, poi il colore mi piace un sacco. È anche lo stesso colore di questo maglione. Mi serviva tantissimo un maglione a girocollo, l'ho preso un po' over ed è una M, pagato 32 euro. Ma i miei due acquisti preferiti di Zara sono stati questi qua. La premetto che la devo provare, mi sembra molto piccola, più che piccola, corta, la gonna di Zara, questa qua a base nera, perché mi serviva, non avevo una gonna nera, quindi mi serviva assolutamente, bellissima. E il prossimo lo stavo cercando da un sacco di tempo, ossia una camicia. Voi direte, vabbè, che non la trovavi una camicia? Io volevo la camicia così, ossia stretta, proprio strettissima. La cercavo della Ralph, ma non l'ho trovata, rispetto a quelle un po' più over. Stretta stretta, da mettere insieme a questa gonna, un maglioncino, da mettere tutti i maglioncini. Comunque la camicia pagata 25,95, mentre la gonna 29,95. Da Bershka ho preso due maglietti che mi servivano appunto per l'inverno. Una l'avevo già spoilerata perché me la sono messa ieri sera. Nera, semplice. Ho preso una S che mi sta benissimo. È comodissima, mi piace un sacco da mettere magari con dei pantaloni larghi a vita bassa. Comunque molto semplice, e l'ho pagata 10 euro. L'ho presa anche in questo colore qua, che è un grigio un po' tipo rovinato, vedete come ho fatto, mi piace però tantissimo anche questo. Infine anche questo vi ho già spoilerato, ma è stato penso il migliore acquisto della giornata, ossia il correttore di Tarte. Mi serviva assolutamente un correttore, e se siete incapaci come me a stendere il correttore perché magari vi risulta troppo duro, vi consiglio di prendere la versione creamy. Fatemi sapere se volete la parte 2 magari delle cose indossate.